Benvenuti a Rubrichette, l'unico show che ha un sacco di cose in comune con i delfini. Comunica con un linguaggio complesso e articolato. Delfino curioso. Si guadagna da vivere facendo la sciocca davanti agli esseri umani. E infine... cominciamo, sigla! Rubrichette è l'agenzia di stampa a cui si affidano le maggiori testate giornalistiche italiane. È quindi nostro dovere riportarvi le notizie più importanti di questo periodo. Come vedete, le notizie sono in inglese perché Rubrichette vuole essere la prima a raggiungere l'informazione che conta, anche se è d'oltreoceano. Edo, ma il mirror è inglese, eh? Ehi, prima notizia. I vicini mi hanno chiesto di tenere il cane, ma non sono mai tornati indietro. In questa notizia del mirror, come vedete, si affronta un tema fondamentale. Quello di a chi lasciare il cagnolino quando si va in vacanza. Ora, adesso leggiamo la notizia e cerchiamo di capire se i vicini erano etero, però secondo me... Edo, ma cosa c'entra? Pensate, questo ha chiesto ai vicini di tenergli il cane per 3 settimane e un anno dopo non era ancora tornato a riprenderselo. E te l'ho detto, sono etero, Alberto. Non io, loro. La coppia sparita in nulla li ha chiamato dicendo che avevano deciso di stare con degli amici. A me sembra nebbiosa questa storia. Cioè, secondo me loro l'hanno rubato e si sono inventati questa storia. Tu dici? Guardali anche in foto. Dove sono? Ma non sono loro, Alberto. Vabbè, non ci interessa più questa storia. Seconda notizia. Un uomo ha indossato degli stivali per 10 ore e gli sono venuti i piedi da trincea. Ragazzi, io e la redazione di Rubrichette siamo sconvolti. Non sapevamo cosa fossero i piedi da trincea, ma dopo che abbiamo visto la foto allegata all'articolo abbiamo capito di cosa si sta parlando. Cioè, vorrei dire che sembra una prugna secca, ma non sembra una prugna secca, sembra un piede morto. Sembra, ti ricordi il cetritronchi? Un piede che è rimasto in bocca per troppo tempo. Cioè, mi ricorda il volo quando cerchi di far sciogliere il pane in bocca, tipo... Oh! È come se fosse stato in piscina 10 ore, solo che non era in piscina, era nei suoi stivali. Ma ti immagini l'odore? Ora, tenere gli stivali per 10 ore, ditemi voi se non è una cosa da etero. Ma che... Io lo approfondirei, Alberto, perché secondo me riusciamo a capire che è decisamente etero questa persona. Vedo. Ti giuro. Il dottore gli ha chiesto a che cadavere aveva rubato il piede. Ma possiamo lanciare l'hashtag piede da trincea? La piede da trincea challenge. Terza notizia, sempre restando in tema piedi, abbiamo la controparte femminile. Questa donna non può indossare scarpe da ginnastica e farsi una bella corsetta perché ha le unghie dei piedi extra lunghe. Ma io questi li riconosco, devono essere i piedi della modella Clarissa, eh? Secondo me questa donna è eterosessuale. Vedo. Guardale le unghie dei piedi! Come vedete, a me sembra di capire che i piedi sono una tipica caratteristica degli etero. Infatti, un modo, a me hanno spiegato, per riconoscere se uno è etero è vedere se ha i piedi. Pensate all'estetista che le dovrà fare la pedicure. Ah, ma soprattutto, quella lì secondo me è French, questa infila i piedi nel fornetto, ve lo dico. Quarta notizia, siamo stati sul frizzantino, ma adesso entriamo nella scienza. Guardate che è venuto fuori un casino con i dinosauri. Maschi o femmine i reperti che abbiamo trovato? Gli scienziati hanno fatto degli errori? Ora, questa notizia è già di per sé genderizzata, ma io dico, gli scienziati che hanno fatto errori sui generi dei dinosauri, non è che per caso sono eterosessuali? Scusate la parola. Cosa c'entra? Berto, c'entra? Si sono sbagliati. Come mai si sono sbagliati? Si vede che non si vedeva bene. Sono anche robe vecchie di tanti anni, Quinta e ultima notizia. Un signore era stanco della compagna che si lamentava di non avere una jacuzzi e quindi cosa ha fatto? Ha trasformato la ruspa in una vasca idromassaggio. Io credo che questa notizia si commenti da sola. Innanzitutto perché sappiamo già che sono maschio o femmina, quindi molto probabilmente eterosessuali. Questa sì, te la concedo. Cioè, un po' forse li invidio, sì, eterosessuali, Alberto. O no? È idromassaggio perché c'è anche un trapano che fa le bolle girando con non so che cosa, perché non sono chiaramente un esperto di piscine ruspa. Che vita! Una vita al top! Rubrichette, come avete capito, è anche un centro di ricerca statistica e tutte queste notizie sono legate da un filo conduttore. Chi vuole trarre le proprie conclusioni? Le traghi? Raga, sarò onesto, oggi è il mio compleanno e finalmente posso realizzare il mio desiderio più grande, trasformarmi in Pippo Franco. Sto mettendo da parte i soldi per il chirurgo plastico, ma nel frattempo possiamo sognare assieme grazie a questa splendida app per il ritocco fotografico. Sto parlando di Facetune, app pensata per piallare la faccia e rinfrescare il trucco, ma che io utilizzerò per realizzare il mio sogno.
Allora, abbiamo qui la nostra foto reference del grande Pippo. Mi scatterò quindi una foto nella sua stessa posizione per cercare di creare il maggior realismo possibile. Allora, lui è dritto, ma così. C'è il filtro bellezza che terrò perché per essere simili a Franco bisogna essere belli. Ah, senza occhiali. Con i denti. Oh, eccolo qua. Già c'è una somiglianza, se non fosse per qualche piccolo dettaglio, ma ora sistemeremo tutto. Allora, viso. Posso ingrandire il sorriso? Metto il sorriso al massimo, perché un sorriso più grande di quello di Pippo non credo ci sia. Mascella? Mi assottiglio un po', perché vedo che il Pippo è più in forma di me. Occhi. E si possono un po' allargare. Oh, oh sì, è lui. E la distanza? Oh, naso importante. Farlo bene, quello di Pippo è importante. Anche il mio naso è importante. Sinceramente io sento che il mio naso ha delle affinità elettive con quello di Pippo. Rimpicciolirlo? No, ingrandirlo un pochettino. Larghezza. Il naso di Pippo è molto sottile. E la punta? Sì. Poi sopracciglia. Allora, è un po' più sottili delle mie. Come forma? Inclinazione. Sono Edoardo cattivo. Sono Edoardo tanto buono. Si può alzarne solo una. E lui ha quella di sinistra un po' più alzata. Yes. Labbra. Così. La bocca. La allunghiamo. La bocca. Grande. La dimensione. Però sempre sottile. Grande ma sottile. Vedi, io se qui vado per salvare. Ops. Oh no, devo pagare. Io pago. Ma cosa ci fa Francesca Michelin nella pubblicità? Ragazzi, io per Pippo pago un bel mesettino. Grazie per l'acquisto! Yeah! Wow, ne vale la pena, raga, ne sta valendo la pena. Allora, abbiamo fatto il viso. Posso riapplicare gli effetti che ho già messo, allargare ancora di più la bocca. Serve un altro po', raga. Allora, meno labbra, però voglio più sorriso. Ci siamo quasi. Poi, leviga. Non levigherei, Barto, questa è la rubrichetta più bella perché posso guardare spesso Pippo negli occhi. Abbiamo fatto la guancia. Ma anche il naso, allora. Yes. Mamma mia, ma sembra suo figlio. Ha un figlio, Pippo Franco. Tu lo sai che non è Pippo Franco, non è il vero nome di Pippo Franco. Cosa? Come si chiama Pippo Franco? Tu lo sai, Berto? Io lo so, è sconvolgente quando lo scopri. No, dimmelo, come si chiama? Francesco Pippo. Cosa? No! Genio! Sbianca, non credo sbiancherò nulla, no. Ma sai che abbiamo degli occhi molto simili in questa foto? Violetto? Giallo? Ma che cagata è? Niente occhi, ritocca. Occhi? Oh, me li fa più perforanti come quelli di Pippo, sì. Occhi sì. Naso, nuovamente. Mette un effetto patina. Ah, ma Pippo non ha la barba. Come facciamo? Occhi e gioielli per mettermi in risalto. I gioielli di Pippo sono i suoi occhi. Sfondo. Oh, eccolo qui. Oh, no, vabbè, raga, ma che livelli. Poi, trucco. Pippo è chiaramente più abbronzato di me. Yes. È questo? Spennelliamo bene tutta la faccia. Anche la scollatura. Fard. Secondo me Pippo usa un po' di fard. Dove va il fard? No. Comunque io ci sto pensando. Cioè, immaginatevi avere in rubrica il nome Valeria e sapere che se ci clicchi sopra chiami Valeria Marini. E chissà cosa pensava Pippo di tutta la questione della Pamela e di Mark Altagirone. Ha rilasciato dichiarazioni sul Mark. Ok, siamo a posto. Abbiamo anche un colorito più pipposo. Oh, raga, il lavoro è finito. Vediamo. No, vabbè. C'è ancora qualche piccola differenza, i capelli ad esempio, però facciamo finta che la mia sia una parrucca, cioè se non ci fossero i capelli io sento che la somiglianza è aumentata. Oh, ma che bello, mi sento completo. Ora, Pippo, tu sei qui, ma in realtà sei qui. Prima di salutarci abbiamo ancora tempo per una veloce rubrica di cose brutte che speravamo non ci venissero in mente. I brufoli dentro i brufoli, il gel per capelli alla maionese, le torte a forma di piedi, i piedi con la forfora, la mancanza di una legge contro l'omo-bitransfobia. Che altre cose brutte vi vengono in mente? Fatecele sapere lasciando un commentino qui sotto. E già che ci siete, iscrivetevi al canale Yahoo! Iscrivetevi!
Boom! Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo sempre qui settimana prossima per scoprire assieme perché la mucca fa mu, ma il merlo non fa me. Grazie, ciao! Chiamatemi di pre. Sembra un funghetto? Un taglio alla Vergottini. Chiamatemi Caterina. Trovami un gay che ha avuto i piedi da trincea perché ha tenuto gli stivali troppo tempo. Forse al Pride.